Ricordati, o oh Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli per i quali Cristo tuo Figlio ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La liturgia della parola ci aiuterà a riflettere sulla figura del Figlio di Dio, quale servo sofferente, sommo sacerdote e vittima d'amore. Cristo infatti ha consegnato la sua vita al Padre per la salvezza di tutti, per portare a compimento la sua missione di salvezza e inaugurare una nuova alleanza tra Dio e l'umanità. dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per farci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da dio e umiliato egli è stato trafitto per le nostre colpe schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato. Si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì. Fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno sulla sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Amen. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, Padre, nelle tue mani. Consegno il mio Spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio Spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, Padre nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Amen. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il figlio di Dio, Manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo infatti nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio imparò l'obbedienza da ciò che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per noi, per noi, Cristo si è fatto bene. Cuore nella vostra lingua perché possiate proclamare degnamente la passione morte del Signore questo, Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo l'ha esaltato, Dio, Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome, Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i Suoi discepoli di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i Suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i Suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro, chi cercate? Gli risposero, Gesù in Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? Risposero: Gesù, il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro, Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose, Non lo sono. Intanto i serbi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose, io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote. Gli rispose Gesù, se ho parlato male dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi, gli dissero, non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse, non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse, non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù nella casa di Caifa. Nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, sei tu il re dei giudei? Gesù rispose, dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse, Dunque, tu sei re? Rispose Gesù, Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato. Che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro. Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi? I re dei giudei. Allora essi gridarono di nuovo. Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece fragellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano. Salve, re dei giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Prendetelo voi e crocifiggetelo, in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole. Pilato ebbe ancora più paura e entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato, non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù, tu non avresti alcun potere su di me. Se ciò non ti fosse stato dato dall'alto, per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande, da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i Giudei gridarono Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fare, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la pareseve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero e con lui altri due. Uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato. Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto, io sono il re dei giudei. Rispose Pilato. Quello che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, Presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascuno soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte, e i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, Ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della paraseve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da, però da Gesù. Vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso, e un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò. E prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di alue. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme agli aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasseve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. E allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro: ecco l'uomo. È una delle scene più impressionanti di questo lungo brano che abbiamo sentito. Una scena che è rimasta impressa nella mente e nel cuore di innumerevoli persone al punto che l'espressione latina. Usata da Pilato, ecce homo, è diventata addirittura un sostantivo. Essere un ecceomo. Nel linguaggio comune e anche nel linguaggio colto, è diventato un modo di dire in riferimento a persone che suscitano compassione o disprezzo. È un ecceomo, sembra un ecceomo. Si usa questa espressione in riferimento a una persona malandata, malconcia, che mostra una sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica ed emotiva. Un eceomo. Ma qual è il senso che l'Evangelista Giovanni dà a questa espressione? Ecco l'uomo. L'Evangelista Giovanni, come sappiamo, ha un modo tutto particolare di descrivere gli eventi della vita di Gesù. Non descrive quasi mai il semplice avvenimento, ma anche nelle sue parole c'è, pur nella precisa descrizione di un avvenimento, c'è sempre un significato ulteriore, più profondo, più universale. Anche in questo caso l'espressione ecco l'uomo è certo anzitutto ciò che dice Pilato portando davanti alla folla e indicando la figura sfigurata di Gesù. Molto più profondamente però in quell'espressione, sicuramente al di là dell'intenzione stessa di Pilato, c'è un significato più profondo, un'affermazione universale, più precisamente una... Rivelazione, ecco il vero uomo, ecco come si è veramente pienamente uomini, ecco l'uomo autentico, e questo è il significato ulteriore e più profondo che noi dobbiamo cogliere in quell'espressione. È da secoli e secoli, forse da millenni, che questa domanda ha sempre inquietato ogni persona che viene a questo mondo. Che cos'è quest'essere così singolare fra tutte le altre creature che è l'essere umano? Qual è la sua verità? Qual è il suo vero destino, cioè il suo compimento? Ricordate le parole del Salmo 8. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Uno dei salmi più belli. L'uomo è un mistero tremendo, troviamo scritto in una delle più famose tragedie di Sofocle. L'antigone l'uomo è un mistero tremendo. Sostanza individuale di natura razionale l'ha definito un antico filosofo e potremmo continuare con tante definizioni che non hanno fatto altro che evidenziare l'irriducibile complessità di questa creatura che è l'uomo. Ebbene, anche il Vangelo dà una risposta a questa domanda e lo fa presentandoci Gesù. Presentandoci Gesù durante la sua passione redentrice. Volete sapere chi è l'uomo e qual è il suo vero compimento? Guardate a Gesù. Più precisamente guardate a Gesù mentre, incompreso, disprezzato e ucciso, offre la sua vita. Esclusivamente per amore, per amore del Padre, di cui ha fatto totalmente la Sua volontà, e per amore degli uomini, quegli uomini che il Padre ama fino a consegnare il suo Figlio unigenito. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo Figlio unigenito. In questo momento, in cui, come abbiamo ascoltato. Nella prima lettura del profeta Isaia, in questo momento in cui Gesù era così sfigurato da non avere quasi più l'aspetto di uomo, ebbene, proprio in questo momento Gesù realizza in modo autentico e pieno la realtà dell'uomo. Sembra un paradosso, ma è proprio così. Anzitutto, Gesù realizza la libertà dell'uomo. E così libero da resistere da solo a tutto il contrasto e l'opposizione delle persone che ha attorno e da affrontare con assoluta libertà, una libertà impressionante, il dono della propria vita. Volontariamente andò incontro alla sua passione. Gesù è l'uomo assolutamente libero. In secondo luogo Gesù realizza pienamente l'uomo mostrandoci il senso, la direzione della vita umana, e cioè la capacità di amare. Come ben sappiamo è proprio questo, la capacità di amare che dà all'uomo la sua vera dignità, la sua vera realizzazione. E Gesù lo dimostra e lo realizza in totale pienezza. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la propria vita per le persone a cui si vuol bene. Gesù dimostra la sua assoluta unicità nel senso che vuole bene non solo a due, tre, quattro, dodici persone. Vuole bene a tutti, a tutti, senza distinzioni, senza preferenze o semmai mostrando una preferenza per i più poveri, umili, bisognosi. Totalmente dono al padre per fare la sua volontà di amore, totalmente dono ai fratelli per stabilire una relazione di fraternità universale. Di fronte a un uomo che vive e muore così, anche coloro che non credono rimangono sbalorditi, meravigliati e giungono a dire magari, magari si potesse vivere in questo modo. La vicenda di Gesù sia nella sua vita che nella sua morte si presenta dunque come una autentica rivelazione, una rivelazione di Dio, lo sappiamo bene, Dio, nessuno l'ha mai visto, dice Giovanni, lui, il figlio unigenito ce l'ha rivelato, ma anche una rivelazione dell'uomo, ecco l'uomo, ecco l'uomo. Una rivelazione, dicevo, ma anche un giudizio, certo, un giudizio, perché presentando in questo modo la realtà e il compimento dell'esperienza umana, Gesù dice a ciascun altro uomo che fissa su di lui il suo sguardo, anche tu, anche tu realizza in questo modo la tua esperienza umana, anche tu vivi la tua vita come dono al Padre per fare la sua volontà di amore e tradurla in gesti di amore verso i fratelli, specialmente i più bisognosi. Potremmo dire ancora di più, Gesù umiliato e disprezzato e ucciso si identifica con tutti gli umiliati, i disprezzati, i martoriati della storia e ci invita a riconoscerlo in loro, ci invita a prendersene cura, come lui ha fatto offrendo in dono la sua vita per tutti. Avevo fame e mi avete accolto. Ero prigioniero, siete venuti a visitarmi, ero amarato, siete venuti a trovarmi. È un una rivelazione e contemporaneamente un giudizio. Chiediamo davvero allora, dopo aver contemplato e ascoltato questa rivelazione e sentendo che essa ci indica una strada, la vera strada, fuori della quale non c'è vera realizzazione umana, o oh, Signore Gesù, Grazie per il tuo dono. Grazie per averci rivelato e mostrato come si realizza la nostra esperienza umana. Aiutaci a conformarci a te. Ci alziamo in piedi? Sempre la comunità cristiana prega per tutti i bisogni del mondo e della Santa Chiesa, ma in questo giorno particolare questa sua supplica si rivolge al Signore in modo davvero ampio, facendosi realmente carico, come Gesù sulla croce, di ogni specifica necessità. Preghiamo fratelli e sorelle per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e sicura di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi perché il tuo popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro vescovo Corrado, per tutti i vescovi i presbiteri e i diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i nostri catecumini. Il Signore Dio nostro apri i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavracro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità. Volgi lo sguardo al gregge del tuo figlio perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onipotente ed eterno che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità, camminando alla tua presenza con cuore sincero. E concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà. E stimolati dalla nostra testimonianza abbiano la gioia di credere in Te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra la tua pace e duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, Vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Cristo ci ha salvati mediante la croce, che è il suo altare. Dopo le acclamazioni alla croce proposte dal diacono, siamo invitati ad accostarci all'altare per compiere un gesto di adorazione e di amore al crocifisso. Possiamo scegliere liberamente se fare solo la genuflessione o l'inchino, oppure anche baciare la croce. Sia sì, un segno che nasce dal cuore un segno di gratitudine per colui che vi sta appeso, un segno di offerta della nostra esistenza a chi è morto e risorto per noi. Con legno della croce al quale fu appeso Cristo. Salvatore del mondo. Venite adori. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Venite adorare. col legno della croce al quale fu appeso Cristo salvatore del mondo venite Santo dei lamenti del Signore al numero 228. O Polo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi, Santo sei Dio. Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al suo Salvatore, perché ti ho guidato quarant'anni nel deserto. Ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo. Tu hai preparato la croce al tuo salvatore. Insieme. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che, che ti ho provocato? provocato. Rispondimi. Santo sei Dio, Santo sei onnipotente, Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Che altro avrei dovuto fare non ti ho fatto, ti ho piantato mie scelta e fiori da vigna. Ma tu mi sei diventata aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato. Rispondimi, santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io per te ho flagellato l'Egitto e i suoi primogeniti e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel mar rosso e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei Onnipotente. Santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ho aperto davanti a te il mare e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato popolo mio che male ti ho fatto in che ti ho provocato rispondimi santo sei Dio Santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Io ti ho dissetato dalla rupe, e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato. Rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale. Abbi pietà di noi. Io per te ho colpito i re dei cananei. E tu hai colpito il mio capo con la canna. Io ti ho posto in mano uno scetro regale. E tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Io ti ho esaltato con grande potenza. E tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei Onnipotente. Santo sei immortale abbi pietà di noi numero 230 Ti saluto oh croce santa che portasti il redentore gloria lode e onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele. Brondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudel. Ti, ti saluto, saluto croce, croce santa, santa, che portasti, che portasti il Redentore. Redentor. Gloria a noi. Tu fra braccia amorose di una Vergine Madre o oh Gesù, tu moristi tra braccia pietose d'una croce che data ti fu. Ti, ti saluto, saluto croce, croce santa, che portasti il Redentore. Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. O oh, agnello divino immolato sull'altar della croce pietà. Tu che togli dal mondo il peccato. Salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, oh Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria Dopo aver meditato, pregato, adorato il nostro Redentore, siamo invitati ad accostarci alla mensa eucaristica con il pane consacrato nelle celebrazioni del Giovedì Santo. Accogliamo con fede la presenza del Signore in mezzo a noi attraverso le parole del canto Mistero della Cena al numero 107. MISTERO DELLA CENA E IL CORPO DI GESÙ Mistero obedienti alla parola del salvatore e formati al suo divino insegnamento osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi come anche noi li rimettiamo, i nostri debitori, e non abbandonarci. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue. Signore Gesù, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa per l'animo e nel corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore. Signore. canto di comunione numero 100 è giunta l'ora. È giunta l'ora, padre, per me, ai miei amici.

Preghiamo. Dio onipotente ed eterno che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci noi l'opera della tua misericordia perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio per Cristo nostro Signore. Scenda, o oh Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna per Cristo nostro Signore. Amen.